Oh, Leonardo, ci vediamo intento, rapito da questa Venezia 2010. Ma sì, ma io devo dire che la cosa bella innanzitutto è assaggiare i vini bianchi, perché sui vini bianchi ne puoi assaggiare quanti ne vuoi ed è veramente un piacere fino alla fine. Ma diciamo anche sulla vernaccia, io ho apprezzato tantissimo che cosa? Le riserve selezioni 2009, questo lo ammetto, perché le ho trovate quelle più ricche di gusto, quelle intense da un punto di vista olfattivo. Ho capito che il lavoro fatto nel corso degli anni sta pagando adesso. Sta pagando perché sta dando vini che hanno la longevità innanzitutto come elemento base. Qualcuno addirittura ha portato vernacce 2004-2005 e sono una grande scoperta. Quindi la vernaccia da questo punto di vista si conferma uno di quei vitigni che nella diciamo, complessità legata all'invecchiamento darebbe il meglio di sé. Tutti però ti dicono che evidentemente tutti richiedono l'ultima annata. Quindi 2010... Tra l'altro ho sentito campioni molto ancora da evolvere, facilità... Sì, assolutamente, il concetto della freschezza è incredibile. Cioè diceva stamani, freschezza ma non acidità. Esatto, ecco, questo elemento rimanere... bisogna stare attenti che non sia quasi cidrina come elemento di acidità, che sia quasi una sorta di limonata, ma quando è una freschezza che dà vigore, il concetto di fondo qual è? Dare vigore a un corpo. Quindi la differenza che in qualche modo è stata indicata anche stamattina è esattamente questa, cioè freschezza perché è integrata e dà spinta, l'acidità sarebbe quasi un corpo estraneo, per questi termini come si è voluto esprimerli oggi in questo senso. Quindi Vernaccia 2010, ci si rende conto di una cosa che è stata una difficile. Perché? Perché c'è una serie di assaggi che ci danno un'idea sull'acido di... sul ma fresco. No, veramente tante vernacce obiettivamente un po' vendemmie a macchie di leopardo nel risultato quello che si è ottenuto. Siamo da vini addirittura complessi e pieni di gusto, ricchi già ora, ad altri che invece sono molto più sottili, fini, e quindi in qualche modo si potrebbe dire chiunque è diciamo contento perché si trova un vino per ogni gusto. Bene, alla prossima.